In faccia a tutti ragazzi, qui siamo bentornati con bentornati a una nuova Challenger in Salmi. Allora, ragazzi, vi devo dire subito una cosa. Sto facendo questo video alle 3 di notte perché lo sto facendo di mercoledì, quindi voi lo vedrete questo giorno. Io lo sto facendo di notte e poi andrò a dormire probabilmente perché sono uscito con gli amici. Andate a vedere la foto su Instagram, mi raccomando. Tra l'altro, ora vi spiego, c'era Cambone, che è uno degli amici con il quale sono uscito, che voleva fare un chioni con le puttane, tipo andare dalle puttane e dirgli cosa ne pensi di Trundle, cosa ne pensi della Nick Q. Io mi sono vergognato e ho detto no, Cambo, lascia sta, alla non l'abbiamo più fatto. Però ragazzi, su questo ho parecchio sonno, sono master 10 punti, oggi ho perso una meta di ranked, ho cambiato anche nome, mi chiamo Ganis Legend perché voi sapete, sono scaramantico, se perdo dopo ranked e cambio nome è così. Quindi speriamo di non perderla. Questo video magari sarà un po' più noioso del solito perché magari oltre che è notte quindi non posso parlare tanto, parlerò raramente, e scusatemi, ma non vi voglio non portare il video ve lo porto, che comunque è stato un errore mio, mi devo organizzare meglio, però sarà un po' più silenzioso, spero non sia un problema, ma no, che non lo è, ci concentriamo. Andiamo. No, dimmi che quella non è Cassiopeia top. Please tell me that this. Ah, a parte che potrebbe essere giocato dopo. Se giocato dopo è molto meglio per noi. Allora, è molto meglio. C'è il Silence, c'è la Q e ci shotta di ulti e c'ha pure l'Ignite. Hanno tre Ignite. Per fucking contrastare me, Moonlight è il primo Diana al mondo. È il fucking primo Diana al mondo. Perché c'ho Evarim che è di 3 poi nel mio team? Ora vi leggo il mio team. E io sto a 10 punti, eh. Io Master, Lulu Diamond 1, Braum Diamond 1, Hecarim, Diamond 3, Kalista, Diamond 1. Il nostro support Braum è main AD carry, il nostro Kalista è main support. Potevano swappare il ruolo, ma non l'hanno fatto. Non ci credo. Si sono scordati di swappare, sti coglioni. Did you really forgot to swap? Wait, remake. Ah, però uno non può giocare così. Too early in the game to surrender. Ma io voglio fare il remake. Someone go after so we can remake. Che palle. Kirby invade. Dai, vedete adesso. Mo se perdo questa vado a 0 punti e chi ci do 20 mi troll. Sì. Quest'altro non copre. Non è possibile giocare così. Poi dici perché ti passa la voglia di giocare. Ma vaffanculo. Abbiamo pure Lulu. Braum con Lia. In realtà non è proprio male. Cioè, alla fine non hanno fatto lo swap. Hanno le master assist diverse. Molto sbagliate. Però vabbè, non è un male. Il problema è che io top non credo che vincerò. Che giocate è un bel champ in realtà contro Twin. Che adesso che ci penso, se io. Se gli faccio la culo, si refulla. Però sapete, vi dico, sti cazzi non pianiamo. Ormai non pianiamo sul latte versato. Ormai il latte è stato versato. Ci abbiamo i troller in team. Cerchiamo di giocarcelo al meglio. Io non face check. Se vuoi face check tu, ma no, I don't care. Dovresti andare là. Oh, laghi, never laghi. Non posso aiutarlo più di così perché poi perdo la farm. A parte che ancora non sono stato in azione, quindi in realtà il pull non è stato neanche tanto male. Quello che farò è cercare di farmare perché tanto. Ho perso un minion perché si è fatto target a lui. Si è pure il Dona Shield proprio per counterarmi. Questo mi fa il culo. Non è il TP, quindi è buono. C'è neanche l'arma attacca adesso io niente. Neanche di normal attack. Oddio, ho frattato con minion come un coglione. Non ho calcolato il danno dei minion. Però vedete, io voglio giocare a serio. Ora ho già fatto demoralizzato. Vedete quella bot così. Con le summoner diverse. Cioè il fervore adesso fa tantissimo. Il fervore è tipo. È un item praticamente. Tutti i danni che fai è diventato un item il fai in fervore. What? Ah, è il loro Ashe infatti, dicevo.
Infatti dicevo, dico che dicevo, ma che il mio team ha fatto first blood? No, non lo lascio. Perché non basta solo aver swappato, non aver swappato, capito? Meglio anche vidare, capito? Non abbiamo swappato? Vabbè, sti cazzi, vidiamo, dai. Tanto già siamo in svantaggio, no? Andiamo ancora di più. Giustamente. Ah, non devo pensare agli errori degli altri, devo pensare solo ai miei. Il problema è che tipo sto minion avrei potuto farmarlo. Sbagliato. Questo mi pusha troppo. Perderò una mela di minion. Perdo una mela di minion perché mi pusha troppo. Mid, in teoria non dovrebbe morire. Fuck, ho perso troppi minion. Ho perso anche questo minion. Bravo, Daniele. Ecco perché perdi minion. Perché. Oh, ecco perché prendi minion. Ho capito perché adesso perdi minion, guys. Perché non è Masteris, non ho il danno aumentato sui minion. Io sulle Masteris, non ho il danno aumentato sui minion. Ecco perché. È ora di cambiare Masteris. Prendi il cazzo, ci ho fatto. Vedi, vedi. Sei diverso a tankarmi la culo, tanto non prende danni. Vero che divertente. Normal attacchi levo 33. Mi leva più lui di spine. E si refulla 31. Come prende di gankarmi? Mi sto con le pezze al culo. Non vedrà più meno. Mi sto affidando fucking troppi. Io andrei pure da un attacco, no, te c'ho gatto, cioè. Quel minion ha dovuto fare quel passo avanti. Io intanto ho perso l'esperienza di un minion qua per cesare qua insieme ad Hecarim, perché se no magari mi fermava. Dio santo, sto attaccando perché sto perdendo troppi minion. Troppi, ne sto perdendo. Ecco, un altro. Ne ho persi tipo 15 di last hit. E non va bene, troppi persi. 15 di last hit, range 2 contro melee. Ecco. E vabbè, vaffanculo, dillo. Dillo il last hit così. Abbiamo gli stessi minion su e lui ha appena regalato. Bravi, bravi bot, mi raccomando. Keep feeding. Tengo TP. Ah, questi sono spagnoli. Bene. Vabbè, dobbiamo concentrarci su noi stessi, quindi basta parlare degli altri. Full focus su di noi. Allora, noi abbiamo 2 TP. Loro hanno 3 Ignite. Hanno abbastanza danno magico, però c'è un Ashe che si sta affidando. Perché continua ad andare qua? Fallo entrare! Questo bad con Blitzcrank, meno male. Qua va bene, io semplicemente ho ottenuto la ult per pushare il più velocemente possibile, tanto tra la Catalyst e però lui c'ha la Catalyst. Tanto lui mi può fare sto tipo d'arras, ma io vedo push abbastanza easy questo arras, mi metto qua e via.
quello rosso. Lui è morto, no, stesso momento. E quello normalmente c'ha più fan di me. Vedi il fitto, vedo anche. Frizzo pure. Tanto lei dovrebbe pushare per lui, quindi frizzando io faccio perdere un po' il minion. Vedete? Sto molto sotto il minion. Se qui avessi avuto double Doran's Ring, probabilmente avrei fatto double. Ah, merda, sto per non attaccarlo. Tanto so che il cioccolato appena andato in base, quindi là sicuramente non ci arriva in tempo. Però so allo stesso tempo che camminando ci potrebbe arrivare, visto che io sto frizzando, lui potrebbe optare per la camminata easy. Guardate, l'ho sfilato anche sto. E dai, no. God it, però. Questo è bene così. Vado push prima che lui mi pusha sotto d'oro e poi magari che lo faccio in lungo. Invece pushandolo in questo momento. Abbiamo gli stessi minion su per giù. Ah, gli ho dato un bel po'. Lui è rimorto, non verso solo magari? Sì. Non capisco perché voglio andare ancora a cercare chi su Cassiopeia. Ma visto che lui è costretto a pushare quando fa un culo, posso zonare io. Io fino adesso non l'ho zonato perché comunque non ho abbastanza danni, ma visto che lui sta andando dietro l'Ophagis, io il mio danno l'ho staccato abbastanza bene. Quindi in realtà zonarlo potrei zonarlo adesso in questo momento. Però anche mi pusha la wave, quindi quello che cercherò di fare è frizzare la wave più tempo possibile. In modo da forzare lui a fare. Ora non so se ha regalato, ma io sono sicuro che lui non abbia regalato perché non ha abbastanza soldi per la roba. Sono sicuro di questo. Quindi frizzerò questa wave, ecco infatti eccolo qua ancora. Però lui è bravo e non push. Ah, tutti i bot stanno. A devarlo non posso devarlo, però io posso dar fastidio con non un attacco. Lui si refullerà, però perlomeno gli faccio con un attacco in più e si refulla di meno. Ridi, ridi. Tanto te refulli molto di meno. Botto non so che cosa sia successo, è morto pure Hecarim, ma buffo totalmente. Però noi abbiamo Lulu, il bello è questo. Qui non abbiamo una fucking Lulu, arriva Gragas topside. Adesso la wave pusha per lui, no? Giusto. Quindi ora se trovo questo minion andrò a fare un fucking check della pink. Gli leverò questa pink. Levando questa pink che succede? Lui adesso sta sicuro perché avendo questa pink potrebbe cautare, cioè show potrebbe vedere il mio jungler con questa pink. Levando questa pink lui dovrà giocare molto più passivo. Io vedo il loro jungler che sta venendo dopo, ma in teoria non dovrebbe avere abbastanza danni per killarmi perché quello non c'è mana. 100-100 che grada, che cioccolato sta regalando, quindi questa wave la pushiamo. Sono sicuro che lo sta regalando. Non è abbastanza mana, probabilmente ha deciso, ha optato per i recall. Sono stato alla kick, ho filato 8 minion e non ho abbastanza soldi per la roba, giusto? Quindi non posso recallare in questo momento. Lui è morta. Strano, ancora. 0-3, tranquillo, bro. Tanto un champion che comunque ci tornerà utile. Non rimarrà useless, diciamo. Però potrebbe anche evitare di morire così tante volte. Buona lì, lui ha la roba, dobbiamo regalare per farci la roba anche noi. C'è il cannone qua, no, quindi possiamo regalare tranquillamente. Lui mi leverà la pink, io posso regalare qua in Santa Pace. Mi sono preso il drago, io avrò il TP. Faccio la roba, compro un'altra pink e torno top. A meno che devo fare un bel TP pot. No, per niente. Comunque adesso pensando a una cosa, no?
Sto pensando, dico, penso. Loro hanno Dagnapi di Gragas, Cho'Gath e Cassiopeia, quindi una Spirit di Sigillo potrebbe essermi molto utile. Allo stesso tempo, cioè la Spirit mi sarà utile per il cooldown, per la vita, per la Magic Resist. Però dico, cazzo, potrei farmi anche una Abyss, che mi dà molto Magic Resist. E pensandoci bene, allora, se mi faccio la Spirit mi refullo di più, se mi faccio la Abyss mi refullo di più lo stesso, perché più ho più ciò, più mi refullo. Quindi preferisco farmi la Abyss, che è un po' come una Magic Pen, no? Allora mi pusha questa wave. Quindi stiamo qua, tranquilli, con la sta wave. Tanto io non ho abbastanza danni per killarci, mi sembra, siamo molto passivi. Guarda il body block di minion, magari. Questo ignite che ho usato hanno fatto quale kill? Ma c'era il flash? Non pensavo ce l'avessi. Non pensavo avesse il flash, è stata mai bad, ho calcolato male il danno. Cioè non è che ho calcolato male il danno, non pensavo ci avesse il flash. Ah, questi denti sono stati belli belli, mi sono piaciuti. Voglio l'assettare solo, che non sono sicuro che lui regali. E l'assettando solo mi rientra un po', visto che ho doppio Durant Sling, mi rientra molto mana. Mi devo fare la fucking Abyss. Allora, Gragas probabilmente starà a farsi Grax. Io non voglio far regalare Cho'Gath, però sono costretto. Vabbè, pushare fast devo fare una cosa del genere. Pushare prima Overinged, che li killare subito. Andiamo qua, normal attack, l'abbiamo killato. Ho finito il mana, però abbiamo pushato la wave, l'importante era questo. Regaliamo. Non mi possono killare in questo momento. Ok, allora andremo per la. Ah, però la Spirit potrebbe servire per la vita, volendo. Quindi sì, credo proprio che andremo per la Spirit. Ci faremo questi item qua della Spirit. Mi dico che sta succedendo qua. Ah, vedo la cubo, attenta. Draga sia. Io ho pure vengato che ce l'abbia adesso. Noi scriviamo niente. Magnetato qualcuno, non so chi. O forse era il Morello, probabilmente. Forse era pure l'Ignite. In realtà potrei tranquillamente essere. Fammi vedere i danni che mi ha fatto Cassiopeia. Assurdi. Quindi mi farò Spirit Sage e se me lo do il culo. Allora, dovrei farmi la zona, perché hanno tanti Ignite e con la zona potrei zonarli abbastanza bene. Però mi andrò a farmi. Mi farò l'Abyss. Via la zona. Mi farò Spirit Sage Abyss, perché hanno veramente tanto più damage. Non credo che si finiranno, sinceramente. Cioè lui non ha il flash, è che era in pedo di buttarlo. Forse non c'è bisogno. Buono mid. Herald. Get Herald on Kali. Will be good with Lurian team. Ok. Arrivo per reclamarlo, quindi però no, non è anche sbagliato a rimanere là. Lui lo voleva. Qua è sbagliato l'uno. Qua la frizza, non c'è bisogno di pushare. Non c'è bisogno di pushare, dovremmo pushare lui. Però non la metto per pulire il sigillo. E io là non ci posso andare a coverare. Ha sbagliato a morire lui.
Ma la perdiamo per uno con lui, probabilmente rotano bot. Non credo rotino top, invece rotano top. Andiamo back. Che non so dove siano. In tutto questo dove stava Calista? Ma in realtà Imosa gioca abbastanza bene. Cassio, Kuccio, Ignite. Ma mi ha dato pure giocare, ho due Ignite, che gli devo dire, mi ignite, non due. Quanti danni mi hanno fatto? Cassio è un po'. We have no damage this game. Quindi dai cani. Spirit, più abissa più zone, più devono domani. Volendo potrei andare bot in questo esatto momento, però visto che c'è il drago rimango qua. Perché io dico questo? Questo è un mountain break, a noi potrebbe farci molto comodo, quello c'ho più fan di me nel mentre. Dio santo. Mi sono fatto 8 fermata un ciucatto. Not good. Potrò farmare sicuramente meglio. Il mountain break per me è molto forte. E poi si sono nel bar, siamo il mountain guys. Regalo adesso perché potrebbe richiedere il mio TP. Ma si fanno sempre prendere fuori posizioni. Karim. Yeah, sì, questo è vero. Mi serve l'abyssal. Probabilmente non so se farmi le scarpe col down o le sweetness per andare più veloce in mezzo al fight. Probabilmente farò le sweetness. Faccio le sweetness. Sì, faccio le sweetness. Ora però non ho più il TP. E c'ho l'altra di fatto è enorme. Solo Magic Resist e le stack di ulti. Fai il mio enorme. Il drago chi l'ha preso? Oh, due mountain hanno, conosce. Tear bar, they have two mountain and they have Ashe più Cassio più Cho'Gath. Let me bot. Il mio team deve ruotare, deve andare da qualche altra parte, lasciare a me bot perché hanno fucking. Hanno un burst assurdo al bar. Ora potrebbe catarmi il Blitzcrank, quindi sto gioco un attimo passivo. Però se devo provare, se gioco passivo adesso succede che quelli si lasciano il bar. Infatti arrivo al bar. Beh, vai a creare la ward, tanto non l'hai visto il Blitzcrank. Someone got caught like a bomb. Non like. Ogni volta qualcuno si fa cautare, oh! Questo è sta donna. Beh, ma perché si sta facendo i round?
Mamma mia, shot Ash, non è possibile, io queste partite non le fai, in sopporto. Dio, che palle, oh. Giocare così, Dio, quelli bot fanno la cazzata. Quell'altro c'ho 8 farmaco, c'ho Gat. Porco. Non mi fa bestemmiare perché sennò qua non finisco più. Lulu deve fucking ultare Kalista ogni volta, ulta se stessa perché ha entrato qua. Mi andiamo di più qua. Chi la di questi, porco? Chi la di tutti, cazzo? Chi la di tutti, chi la di tutti, sti coglioni? Ma che cazzo, sono chiuso. Ma vattene a fanculo. Ha filato la Q, lui. Anche qua. Lui l'ha filato la Q ed era immobile quello, eh? Volevo solo dire questo. Hanno perso un bel po' di pressure in questa casa, se mi aiutassero a prendere la top, forse. Possiamo prendere qualcosa, lui non ci morire. Dai, che non spawn Hecarim, ti aiuta Hecarim. Se lui ci muore adesso vuol dire che non sa giocare. Lei non deve creare questa wave in questo momento. Perché sennò muori Lulu. Lulu muori. Hecarim. Perché Hecarim sta cercando di baitare quando quella si prende la torre se non ci va? Ma che è sto gioco? Oh, ma che è? Ma che è? Ma possiamo giocare, serio, per favore, a questo gioco? E basta, ha flashato, ci flash. It's ok. Si fanno gridi. Ecco qua. Va bene così. Non è stato caduto nessuno. Perfetto, becco. Se vado a difendere qua bot. Finita, cazzo. Niente. Why you fight? Why? Let the inib. Adesso finisco, non ho let the inib un cazzo. Just hope. Dio santo, mi ha fatto schermo nero, non ci credo. Fortuna mi sono salvato. Cioè, non dovrebbe finirla. Mi ha fatto schermo nero, Dio santo, si è staccato l'HDMI in questo momento. Infatti non so se ho visto il calo di luce davanti alla mia faccia. Il fucking schermo si è spento. Cesa, guarda Calista, guarda Calista. Non cesare. Cesano. Guarda, non smorare tutti. Sto fatto, non va fatto. Devono solo fucking clerare. Ok, questo è buono per dare adesso. Guardate lui. Lui è alla fronte, lui. Guarda qua, gli stanca. Non ci vuoi più tu male qua, sotto, non ci vuoi più. Non mi arrendrò finché non a fare un game. You aren't a tank. Stop the frontline. È così difficile non andare frontline con loro? Incredibile. Sì, ma comunque c'è un team che non si sa muove. Mo torna a 0 punti e domani D1. Ci ho dato 11-2 nel mentre. Che bello. Perché loro team non si fa cavare con la mia? Cioè, si fanno cavare come me, il problema è che dopo loro team non fa cazzate come fa niente. Questo è il problema. Il problema è anche che c'è Nash. Fai in Crew React che Crew React hanno perso da. Beh, poi questi non swappano, cioè hanno le mastery si è sbagliate. Ci credo che perdono. Lui non deve stare a frontline, però non è possibile che qua si è fatta. Cioè qua è morta come una cogliona lui.
È morta come una cogliona, non ho parole per descrivere come sia morta lui. Buono, grazie. Basta Cesare. Basta Cesare. Questo qua è botto. Questo qua è botto è free kill, cazzo. Li killiamo tutti qua. Se fediamo adesso, li killiamo tutti. Dobbiamo fedare adesso, però. Cazzo, pago io. Ma hai detto qui, però basta. Mia, non ho perso la torre. Lascialo scappare, lascialo. Qua, sto game lo potevamo vincere, 30 minuti di fase, smettono di andare sulle fucking kill, ogni volta cesano. Ogni volta, madonna. Prendi il cazzo, non si fanno il varo questi. Se questo sta bot mi ci prende la vita bene. Dai, dico, cazzo. Ward di Baron. Can you please ward Baron? Now the we were through there you have free pressure per ward. Aveva free pressure per wardare, invece non ha wardato. Perché non ha wardato? Perché adesso si fanno coprare. Ha ultato dopo! E ha, il bello è che può wardare dopo. Fight. Fight. Ci vediamo un po' anche io. Lo porto lui. Ma portiamo lui per favore. Non ci credo. Io non ce la faccio a giocare queste partite. Non ce la faccio. Io non posso giocare queste partite. Ma l'ho bruciato pure di uno, porco dincio! Poi dici stai calmo, gioca, non ce la faccio! Perché non è colpa mia! Potevo farmare di più, sì, ma tutte queste cazzate che hanno fatto! E mi ha fatto swap always. Mamma maiale di merda! Non lo so, se no è boosted animal, sei tu quello boostato, bastardo! Forse non lo riesco a scrivere. Cazzo, me ne frega, magari gli muore il cane e prende un cazzo in faccia in real, cazzo. Ah, poi un D3, Hecarim, si vedeva che era D3. Scarso, scrub. Assurdo. D3, guarda. Matchmaking. Hecarim D3. Meno 10. 0 punti master. Ragazzi, il giorno del giudizio è arrivato. Hanno fatto tutti i miei lupo. Ciao.